Allora, questa barca nasce con una richiesta particolare degli armatori, i quali volevano avere una barca che fosse veloce e divertente, e però anche una barca che gli permettesse di andare nelle baiette e nei porti dove andavano con la loro barca precedente. Quindi uno dei problemi principali, diciamo, nato all'inizio, era come mettere insieme queste due esigenze. Alla fine è stata scelta una soluzione che è un po' il cuore di tutta la barca, che è una quiglia canting lifting, ovvero una quiglia che può essere sbandata sopra vento durante la navigazione per poter avere le massime prestazioni e la massima stabilità della barca, ma anche una quiglia che potesse essere sollevata in maniera da poter andare nei piccoli porti e nelle baiette. E questo è un po' stato il cuore fondamentalmente di tutto il progetto. Poi le prestazioni erano un altro punto fondamentale, la barca doveva essere veloce e molto divertente, quindi molta attenzione ai pesi. È stata fatta una barca particolarmente leggera in cui c'è stata una grande attenzione a non mettere pesi inutili e a cercare di avere soltanto i pesi realmente necessari. In questo devo dire che gli armatori sono stati molto 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 attenti e molto collaborativi in tutte le scelte. Infine, i progettisti scelti dagli armatori sono Verdier e Axel de Beaufort. Verdier è particolarmente un progettista specializzato anche negli IMOCA 60, che sono le classi delle regate intorno al mondo in solitario o in due, barche molto veloci, e ha portato un po' questa filosofia di barca in questo progetto, che diciamo che è un po' un IMOCA 60, è un po' ingrandito perché è portato a 69 piedi. E con un po' di interni, ovviamente, perché ci voleva un certo conforto per una barca del genere per andare a spasso per il mondo. Però appunto interni che sono realizzati quasi tutti a sandwich, nido d'ape in buona parte, in espanso dove non si poteva usare il nido d'ape, ma sempre con lo scopo di essere leggeri, funzionali e nello stesso tempo abbastanza eleganti e piacevoli da vedere.